debutta al Sistina martedì 6 novembre, Campo dei Fiori, con Rodolfo Lacanà e Milena Miconi. Ecco, presente. Michè, buongiorno e grazie della disponibilità. È un fruttarolo, una fioraia, uno scopino e una commedia musicale, diciamo, proletaria. Sì. Come ti sei trovata? Benissimo, benissimo. Mi sto divertendo tantissimo. Siamo in prova. Vabbè, ormai abbiamo finito di provare. Siamo per debuttare. Siamo tutti molto, molto felici di cominciare questa avventura nuova e divertente. Per noi è un'esperienza, almeno per me è un'esperienza nuova anche il Sistina, quindi sono molto orgogliosa di essere riuscita ad arrivare anche qua. Milena, qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più in questo lavoro? Questa è una commedia, secondo me, semplice, ma è come, io ogni tanto lo dico, no? È come saper cucinare un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino. Ma è una cosa stupidissima, tre ingredienti, che però se non li abbini bene, se non li cuoci bene, diventano scotti o si incollano, o troppo olio, poco olio, troppo peperoncino. Cioè, è difficilissima, una cosa stupidissima che però è difficilissima da cucinare. Se vogliamo provare a raccontarla in due parole? In due parole direi: c'è l'amore, ci sono i sentimenti, ci sono le tradizioni, c'è la forza di sapere andare avanti con i problemi, c'è il sogno nel cassetto, ci sono tutte le cose più importanti che tutto il mondo e da sempre, da tutti i secoli dei secoli, ognuno di noi penso ha vissuto e vive. Un aspetto importante di questa commedia è la musica. Assolutamente, una commedia musicale. Le musiche sono di Roberto Giglio, un autore, compositore, un musicista eccezionale che ha scritto aveva questi testi suoi di un CD Cinecittà meravigliose già pronte, ma adattato poi alla commedia, e ti catturano, sono veramente, ti rimangono nel cuore e nelle orecchie proprio, non fai altro che cantare. Milena, Campo dei Fiori in qualche maniera entra in modo forte nel tema della romanità. Sì. E si parametra ovviamente con dei precedenti di grosso livello. Poi siamo qui al Sistina. Tu come ti relazioni con tutto questo? Come ti senti? No, non ci penso. No, non si può pensare a tutto questo, non si può pensare di paragonarsi a qualcuno o sentire la presenza o la... No, io sono io e mi diverto, voglio solo divertirmi. Questa commedia non penso a niente che mi possa in qualche maniera creare panico. E quindi già la prima sarà difficilissima perché comunque la prima al Sistina non sarà semplice da affrontare. E non lo so che cosa farò, che cosa mi inventerò per superare questo momento. Sicuramente forse non pensare a niente sarà la cosa più semplice da fare, l'unica forse. Milena, in bocca al lupo. Crepi.